Sulla scia della letteratura di viaggio di intellettuali di levatura come Michele Prisco e Ennio Flaiano e la riscoperta della montagna con il giornalista Michele Ossini di Linea Bianca, si è conclusa Farnesiana 2020, il festival culturale organizzato da Memoria e Progetto Onlus, in collaborazione con il Comune di Campli. Centinaia di partecipanti e contenuti di qualità hanno caratterizzato questa edizione di Farnesiana, realizzata nonostante la crisi sanitaria. Farnesiana 2020 qui a Campli è un'edizione particolare perché l'edizione in un anno dove c'è bisogno di un rilancio dei piccoli borghi come Campli. Quest'anno Farnesiana ha il tema del viaggio e del viaggio in montagna. Valorizzeremo dei posti sconosciuti a tanti, cercheremo di far conoscere ancora di più il nostro territorio nelle sue bellezze ambientali, culturali e storiche. L'amicizia tra Prisco e Flaiano ha raccontato, attraverso le parole del critico letterario Simone Gambacorta, della studiosa Lucilla Sergiacomo e dello scrittore Giovanni D'Alessandro, la ricerca di altri luoghi in cui trovare la propria identità, lontano dall'omologazione, come è lo sforzo che sta facendo la giovane amministrazione comunale per far conoscere le meraviglie del territorio di Campli. È un grande messaggio anche di libertà personale, ma anche comunitaria, che speriamo di poter riprendere attraverso la valorizzazione e la scoperta del nostro centro storico, del nostro territorio, di questa nostra comunità. È un'edizione di scoperta di amicizie, di scoperta di luoghi, di scoperta di incontri, culture diverse. In particolare Ennio Flaiano e Michele Prisco, due scrittori diversi ma a loro modo grandissimi. Farnesiana 2020 rappresenta per il Comune di Campli l'ennesimo viaggio nella cultura. La cultura che porta Campli come un nome importantissimo nella provincia di Teramo. Farnesiana è il nostro fiore all'occhiello.